Viaggio alla Camera di questo provvedimento, che avevamo definito passo avanti nella cooperazione internazionale, per il contrasto e la prevenzione del terrorismo, che essendo diventato transnazionale non può che essere combattuto con azioni coordinate allo stesso livello. Ritorna dal Senato modificato in due parti che prevedono l'inasprimento delle pene per reati di terrorismo nucleare. Il resto rimane tutto com'era. Noi autorizziamo il Presidente della Repubblica alla ratifica, per poi prevederne l'esecuzione, di ben 5 provvedimenti, 3 convenzioni e 2 protocolli, i cui titoli non sto ad elencare. Siamo in grave ritardo perché 4 di questi 5 provvedimenti precedono il 2005, soltanto uno è dello scorso ottobre, ma l'allarme terrorismo per fortuna ci ha dato la sveglia. Il terrorismo va combattuto con determinazione, ma sempre nel rispetto dello Stato di diritto, nel rispetto dei diritti umani, e ci dispiace che la Francia, a cui ancora esprimiamo solidarietà, abbia sospeso la Convenzione sui diritti umani. E comunque bisogna sempre rimanere nel rispetto delle conquiste di civiltà e tra queste, per prima, la cancellazione della pena di morte. In questi provvedimenti sono previste molte misure giuste, tra queste il rifiuto di estradare verso un paese dove esiste il rischio di applicazione della pena di morte oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria. E leggendo questa parte del testo di uno dei provvedimenti, ecco, mi sono rimbalzate le immagini dei soldati bastonati, frustati, denudati, umiliati a seguito del colpo di Stato in Turchia. Ed è forte la preoccupazione della reintroduzione della pena di morte in quel paese. Ci sono purghe, arresti, licenziamenti su vasta scala. Sì, ho finito. Sì. E noi non possiamo rimanere senza parole. Noi dovremmo porre la condizione del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto condizioni delle nostre relazioni con questo Paese. Ringrazio. Prima di dare la parola a Noemi Fitzgerald, Nissoli, pregherei di lasciare il Governo, visto che è rappresentato da tante persone.